Grazie di essere qui, scusate il ritardo. Questa conferenza stampa ovviamente convocata per dare conto del lavoro che ha fatto ieri il Consiglio dei Ministri, delle misure che sono state approvate. Il Consiglio dei Ministri ieri si è chiuso in un orario diciamo così difficile, ecco, per una conferenza stampa. Abbiamo preferito farla questa mattina. Dunque, la misura principale che è stata approvata nel Consiglio dei Ministri ieri è il decreto sull'energia. A margine vi do conto anche dell'approvazione delle deleghe ai ministri senza portafoglio e al vice ministro all'economia con delega al fisco Maurizio Leo. Io ringrazio stamattina per la presenza in questa conferenza stampa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma Giovanni Battista Fazzolari, il ministro dell'economia Giorgetti, il ministro del lavoro Calderone, il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Dicevo, continuiamo il lavoro ovviamente di organizzazione della squadra di governo con l'approvazione di queste deleghe. Abbiamo approvato un decreto legislativo su proposta del ministro della difesa Guido Crosetto, che è una delega conferita dal Parlamento nella scorsa legislatura per dare rappresentatività sindacale alle forze armate, alle forze di polizia con ordinamento militare, ma dicevamo la misura più importante che abbiamo approvato ieri è il decreto energia, un decreto con il quale noi stanziamo primi 9,1 miliardi di euro destinati prevalentemente a dare una immediata risposta alle famiglie e alle imprese per fronteggiare l'aumento del costo delle bollette, in parte fino a fine anno. Le misure principali di spesa sono di proroga dei provvedimenti esistenti fino al 31 dicembre, ma anche inserendo nuove norme, e quindi poi entrerà più nel dettaglio il ministro Giorgetti. Ovviamente aiuti alle imprese per il caro bollette che riguardano la proroga del credito d'imposta per le imprese. Voi sapete che c'è una norma che dice che le aziende che hanno avuto un aumento dei costi delle bollette superiori al 30% possono usufruire di un credito d'imposta pari al 40% per le gasivore, le energivore e le non gasivore, al 30% per le non energivore. Dopodiché per i consumi di energia che sono effettuati fino al 31 marzo 2023, noi consentiamo una rateizzazione sulla parte dell'aumento, ovviamente dell'aumento del costo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e questa rateizzazione è concedibile per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili ed è coperta fino al 90% da una garanzia statale per il tramite di SACE. Quindi la rateizzazione può essere richiesta ovviamente dalle aziende, ma deve essere concessa tramite garanzia statale da chi ovviamente vende l'energia. Questa è secondo noi una misura molto importante che è stata, diciamo, anche molto richiesta per le note problematiche che conosciamo, ed è una misura che introduciamo. Viene però anche, sempre per sostenere la liquidità delle imprese, prorogata al 31 dicembre la garanzia SACE che già esisteva per la crisi di liquidità figlia, diciamo così, del conflitto in Ucraina, e fino al 30 giugno 2024 quelle per le imprese di assicurazione, per gli indennizzi che sono dovuti al pagamento delle fatture per l'energia elettrica e di gas. C'è una norma che noi interpretiamo sempre con una norma prevalentemente dedicata a sostenere ovviamente il pagamento dei prezzi dell'energia, che è l'estensione del fringe benefit da 600 a 3.000 euro. Il fringe benefit è un contributo in pratica che il datore di lavoro può aggiungere in busta paga ed è totalmente esentasse. Noi lo interpretiamo come una sorta di ulteriore tredicesima detassata per aiutare, diciamo, soprattutto i lavoratori a pagare le bollette. e secondo me questa è una misura molto importante, poi ne darà conto maggiormente il Ministro Calderone. Ci sono delle misure per il terzo settore, perché noi stanziamo risorse aggiuntive per il terzo settore e per quelle associazioni del terzo settore che operano nel campo dell'assistenza sociosanitaria verso gli anziani in regime di semiresidenzialità o residenzialità. Parliamo delle RSA, parliamo delle strutture che si occupano in regime di residenzialità per gli anziani, che anche lì cerchiamo di sostenere in questa fase difficili. Vengono prorogati ovviamente gli aiuti sul caro carburante che erano già previste. Voi sapete che c'è la riduzione dell'accisa e dell'IVA sui carburanti. Viene prorogato al 10 gennaio il regime di tutela del prezzo del gas per le utenze domestiche, quindi ovviamente questo riguarda le famiglie. Viene inserito in questa norma, perché avrebbe dovuto essere, noi lo avevamo presentato come emendamento al precedente decreto, ma alla fine diciamo per ragioni di tempistiche e anche per un fatto diciamo di unicità della materia l'abbiamo inserito in questo decreto, la norma che avevamo già raccontato nello scorso Consiglio dei Ministri sulle concessioni e l'estrazione di gas nazionale, in forza della quale, lo ripeto velocemente, noi consentiamo nuove concessioni e sblocchiamo alcune concessioni in cambio del fatto che le aziende concessionarie cedano a prezzo calmierato una parte consistente del gas che estraggono. Parte consistente del gas che viene estratto significa per i primi 2 anni il 75% del gas previsto viene anticipato per essere destinato alle energie, alle aziende gasivore a un prezzo calmierato. Per gli anni successivi il 50% del gas estratto. Noi riteniamo così di poter arrivare fino a liberare circa 2 miliardi di metri cubi di gas che sostanzialmente possono coprire l'intero fabbisogno delle nostre aziende gasivore. Questo significa che noi contemporaneamente diminuiamo la dipendenza energetica dall'estero dell'Italia e mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo italiano. Questo per quello che concerne la materia energetica. Però, come voi sapete, perché ovviamente le bozze sono girate, nel decreto sono contenute anche misure che noi abbiamo scelto di anticipare con questo decreto rispetto alla legge di bilancio. In particolare c'è l'esenzione della seconda rata dell'IMU 22 per cinema e teatri nel regime del de minimis, c'è l'innalzamento a 5.000 euro del tetto all'uso del contante. Su questo noi avevamo nel programma, abbiamo più volte dichiarato che saremmo intervenuti, la scelta che abbiamo fatto è di innalzare il tetto del contante alla media europea, parametrandolo diciamo così alla media europea. In Europa c'è una discussione su questo tema del tetto al contante, perché la grande questione è che nelle diverse nazioni europee, pur stando in un mercato unico, ci sono misure molto diverse tra loro e questo chiaramente crea un problema, crea anche una disparità. L'Europa si pone questo problema ragionando la Commissione su un tetto a 10.000 euro, il Parlamento su un tetto a 5.000 euro, noi abbiamo scelto di applicare il tetto a 5.000 euro perché quella è anche diciamo, la media del tetto nelle nazioni europee. Nella norma c'è anche un contributo di 50 euro per i piccoli commercianti per l'acquisto del POS e soprattutto abbiamo deciso di modificare la disciplina del super bonus. Ora su questo poi Ministro Giorgetti, Ministro Urso saranno insomma più precisi di me. Io voglio dire questo, il super bonus nasceva meritoriamente come misura che serviva a diciamo così, rimettere in moto la nostra economia dopo la pandemia. Ne abbiamo sempre condiviso diciamo, le finalità, però il modo in cui è stata realizzata ha creato molti problemi e molte difficoltà. Io segnalo a chi ha fatto la campagna elettorale dicendo che grazie a questo provvedimento si poteva gratuitamente, diciamo così, ristrutturare e adeguare il proprio condominio rispetto all'efficientamento energetico, che questo gratuitamente pesa sulle casse dello Stato per circa 60 miliardi di euro, con un buco rispetto alla previsione che era stata fatta di circa 38 miliardi di euro. Quindi, diciamo, il concetto di gratuità, quando si tratta di risorse dello Stato italiano che vengono coperte con i soldi dei contribuenti, diciamo, è un concetto un po' bizzarro. Ovviamente, che cosa non ha funzionato? Secondo me non ha funzionato, secondo noi non ha funzionato che la copertura al 110% di fatto ha prodotto una deresponsabilizzazione di chi utilizzava questa misura. Perché è evidente che se io non sono tenuto a compartecipare neanche in una minima misura al beneficio, all'iniziativa, tendo per esempio a non chiedere o a non chiedermi se la congruità, se diciamo il prezzo sia congruo. Questo ovviamente ha portato anche una distorsione sul mercato del costo dei materiali, e c'è anche da dire che il beneficio, stanti i dati che ha il Ministero, dell'Economia, il beneficio è andato prevalentemente a favore dei redditi medio-alti. Allora noi abbiamo scelto di intervenire per correggere alcune di queste distorsioni e abbiamo deciso che il bonus del 110% passa al 90%, salvo per coloro, per quei condomini che hanno già deliberato ad oggi, diciamo, l'intervento e che presentano entro 25 novembre diciamo, la comunicazione di inizio di lavori asseverata, che è, diciamo, il documento più preciso da questo punto di vista. Quindi chi è già andato avanti rimane nel regime del 110, per gli altri si passa al 90%, ma con i risparmi che derivano da questa diminuzione della percentuale noi abbiamo deciso di riaprire alle unifamiliari, cioè alla possibilità anche per le famiglie di utilizzare il bonus del 90% in questo caso per le unifamiliari, a patto che si tratti di prima casa e di redditi medio-bassi. Cioè cerchiamo di concentrare una parte significativa di questa misura verso chi ha maggiori necessità, e lo facciamo introducendo un principio che secondo me è una cosa molto bella, perché i redditi, diciamo, medio-bassi verranno calcolati non in base al tradizionale ISEE, ma in base anche alla composizione del nucleo familiare. Quindi in questa norma c'è anche un primo accenno di quoziente familiare, cioè di un sistema di tassazione o di, insomma, di iniziative che tiene conto del numero dei figli che hai, che tiene conto della composizione del nucleo familiare. Un altro grande problema è stato quello della cessione dei crediti. Oggi i cassetti fiscali sono più o meno tutti pieni, ci sono molte aziende che hanno portato avanti questi lavori, che oggi non riescono a cedere questo credito. Anche qui il Ministro Giorgetti ha lavorato per trovare una soluzione a questo problema, che è molto sentito, e entrerà lui da questo punto di vista nel merito, ma secondo me anche questo tema, che rischia di compromettere la tenuta di moltissime aziende, era un tema necessario da affrontare nel minore tempo possibile. Queste sono le ragioni per le quali noi abbiamo deciso di mettere questo provvedimento all'interno del decreto energia piuttosto che all'interno della legge di bilancio. Questo a grandi linee, passo la parola agli altri ministri, il contenuto del decreto. Registro, al di fuori di quanto accaduto nel Consiglio dei Ministri ieri, anche la soddisfazione di un importante traguardo che è stata la firma per il rinnovo del contratto nel comparto della scuola, altra misura attesa sulla quale abbiamo investito risorse importanti, attesa da molto, coinvolge circa 1.200.000 persone, prevalentemente ovviamente docenti. Credo che sia, insomma, un altro segnale anche di un confronto che abbiamo aperto con le parti sociali, con i sindacati, voi sapete che li abbiamo incontrati qualche giorno fa, oggi lunga giornata di incontri per noi con le categorie produttive, sempre in vista ovviamente della legge finanziaria. Il rinnovo del contratto era stato anche uno dei temi discussi nel confronto con i sindacati e voglio ringraziare ovviamente il Ministro Valditara e le persone che ci hanno lavorato per questo importante traguardo. Mi fermo qui, vi ringrazio e do la parola al Ministro Giorgetti. Grazie. Credo che quanto detto già chiarisca le linee di fondo dell'intervento del decreto legge in materia fiscale. Abbiamo sicuramente innovato e rafforzato la copertura nei confronti del mondo delle imprese per quanto riguarda il caro energia. Oltre la conferma dei crediti d'imposta c'è questa rateizzazione rispetto all'incremento delle bollette che dovrebbe in qualche modo intervenire a mitigare almeno l'aspetto relativo alla liquidità. L'altro elemento di novità rispetto al passato per le famiglie, come è stato ricordato, è la possibilità di riconoscere entro il 31/12 del 2022 questa retribuzione, non so come definirlo, le fringe benefits, come è definito anche dal testo unico, poi interverrà anche il Ministro Calderone, di 3.000 euro completamente esenti da contribuzione e salari. Naturalmente la limitazione temporale è proprio diretta a incentivare questa forma, diciamo, entro la fine dell'anno. Naturalmente c'è stato ampio dibattito con riferimento alla vicenda del 110%. Innanzitutto io difendo assolutamente la scelta di intervenire con decreto legge, perché per colpa nostra, magari anche con il contributo dei media, l'argomento è di grandissimo interesse e quindi prima chiarezza normativa interviene meglio è per tutti. La decisione di concentrare in modo selettivo a favore dei redditi medio-bassi è una scelta politica. Io ho detto e ribadisco che non si è mai visto nella storia, almeno italiana, una misura che costasse così tanto per la finanza pubblica a beneficio di così pochi. E lo ribadisco. E quindi la decisione è che questa misura continua a favore di coloro che non si possono permettere di sostenere la ristrutturazione ai fini energetici della casa. E le cose cambiano da oggi, in questo senso, quindi questo è l'intervento del credito in materia con lo strumento del decreto legge, e abbiamo ovviamente salvaguardato tutti coloro che hanno, in virtù delle leggi esistenti, deciso di fare questo tipo di misura. Quindi non c'è nessun intervento retroattivo, questo lo voglio chiarire. È un intervento, diciamo così, che ha a cuore interessi appunto delle famiglie più bisognose, degli operatori del settore, ma che anche cerca di salvaguardare le condizioni di finanza pubblica, che poi non sono semplicemente le condizioni di finanza dello Stato, ma di tutti noi, di tutti i cittadini italiani. Sul credito d'imposta, su cui noi cercheremo di intervenire perché questo è il problema reale di molte imprese. I cassetti fiscali sono pieni, non c'è la possibilità di assorbimento, quindi rispetto allo stock esistente cercheremo e stiamo definendo una possibile, dico, soluzione, una via di uscita, di phasing out rispetto alla situazione attuale. Però una cosa la voglio ribadire, la cessione e la cedibilità del credito d'imposta è una possibilità, non è un diritto. E quindi tutti coloro che in qualche modo d'ora in avanti diciamo così, decideranno di fare questi interventi hanno la certezza di poterli detrarre dai loro redditi negli anni, come è sempre avvenuto, ma non hanno e ne possono avere la certezza, lo devo dire perché su questa cosa va fatta chiarezza rispetto al fatto che possano certamente in qualche modo trovare una banca o un'istituzione che accetti la possibilità di cedere il credito d'imposta. Altrimenti avremmo creato una moneta che non è stata creata. Ok? Io questo devo dirlo e lo voglio affermare qui. Quindi la misura è calibrata, non toglie dei diritti acquisiti, e però era necessaria e indispensabile. L'avevamo detto, io personalmente l'ho detto ripetutamente e difendo questo provvedimento. Chiaramente c'è anche una scelta, nel senso che la finanza pubblica può dirigere le proprie risorse verso certe destinazioni, certe altre no. Abbiamo ad esempio deciso di incrementare gli stanziamenti per il terzo settore, per quelli che hanno associazioni di volontariato che aiutano i disabili o per sopperire alle maggiori bollette nelle RSA, nelle case di riposo. Ecco, questa è una scelta politica che io penso debba essere rivendicata e quindi una misura che cerca di mettere in sicurezza la finanza pubblica e che targettizza, come si suol dire con un termine brutale, le forme di provvidenza a chi ne ha effettivamente bisogno. Mi fermo qua, naturalmente poi sono disponibile per le domande che qualcuno di voi vorrà porre. Grazie Ministro Giorgetti, la parola al Ministro Calderone. Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno a tutti. Come ha già annunciato il Presidente e anche il Ministro Giorgetti, nel decreto c'è un intervento a favore dei lavoratori, a sostegno di quelli che possono essere anche gli ulteriori costi che le famiglie stanno affrontando per l'energia. In che modo si è proceduto? Elevando quello che era un tetto già elevato in passato con il decreto legge 115 del 2022, in questo momento il tetto viene posizionato a 3.000 euro, quindi dai 600 euro del tetto precedente saliamo a 3.000 euro. Questo consentirà entro il 31 di dicembre alle imprese e a tutti i datori di lavoro di poter intervenire ulteriormente per sostenere i lavoratori e le lavoratrici, attribuendo loro a titolo di fringe benefit oppure di somme a ristoro delle spese, delle maggiori spese fatte per l'energia, ma per anche ovviamente altre utenze domestiche, un importo superiore. Era una richiesta che era pervenuta, quella di intervenire in questo senso. Questo è un modo per poter fare l'intervento senza gravare ulteriormente di costi oltre quelli che sono gli importi che andranno corrisposti le aziende e contemporaneamente senza gravare i lavoratori e le lavoratrici del prelievo fiscale e contributivo. È un intervento importante che in questo momento poi consente, in prossimità della fine dell'anno, di sostenere anche quelle che sono le integrazioni alle 13ª mensilità che possono aiutare concretamente le famiglie. Grazie Ministro. Ministro Urso. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Dall'ottica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questo è un provvedimento che in qualche misura delinea la mission del Ministero e anche del Governo. Mi riferisco nello specifico e non soltanto all'aspetto, per esempio, molto importante e significativo, perché il fronte dell'emergenza è quello dell'energia per le imprese, cioè per la produzione e il lavoro italiano. E questo provvedimento non si limita ovviamente nella nostra filosofia a fronteggiare l'emergenza, come era stato fatto sino ad oggi, cioè a tamponare l'emergenza, ma pone i presupposti anche per affrontare alla fonte il problema. Noi non ci limitiamo, nella logica dei precedenti governi, a tamponare di emergenza in emergenza i problemi del Paese, ma delineiamo la via per risolverli alla fonte. E infatti nello stesso provvedimento, oltre a consentire a imprese e famiglie di contenere i costi, vi è anche il primo passo nella direzione di una maggiore produzione di energia nazionale. Mi riferisco ovviamente all'estrazione del gas, già spiegata in precedenza dal ministro Picchetto Frattini, dal Presidente del Consiglio in questa sede, che consente di produrre più gas nel nostro Paese. Quindi affrontiamo anche alla fonte la questione, come produrre più energia, non soltanto nel campo del gas come in questo provvedimento, ma anche e soprattutto nel campo del rinnovabile, e questo lo vedremo nei prossimi provvedimenti. Nel contempo, a chi è diretta questa maggiore produzione di energia? Ai settori di eccellenza del Made in Italy, che sono spesso proprio settori gasivori. E infatti, per spiegare meglio, l'anticipo del gas che consentirà di fronteggiare a prezzo calmierato l'emergenza energetica nel nostro Paese è diretto ai settori, nello specifico, del vetro, alle vetrerie di Murano, per esempio, è diretto al settore della ceramica, altra eccellenza del Made in Italy, e quindi a Sassuolo, ma anche, lo dico, al Veneto. È diretto al settore della carta, una terza eccellenza del Made in Italy che ci contraddistingue ovunque nel mondo, e quindi a Fabriano piuttosto che a Verona. È diretto alla siderurgia italiana, che in Veneto, come in Toscana, come in Umbria, come in Puglia, è il pilastro su cui si regge il sistema industriale italiano. E consentire a questi settori di produrre con un costo di energia contenuto sin da oggi significa salvaguardare il sistema delle imprese e il sistema del Made in Italy italiano. E questa sarà la filosofia che il Governo, per quanto riguarda il nostro dicastero, portare avanti in ogni tipologia di provvedimento. Aggiungo che c'è un piccolo aspetto, una parte, un altro comma, che consente alle partite IVA di adeguarsi agli obblighi di legge legati alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al fisco, cioè di un adeguamento che serve alla trasparenza nel rapporto tra gli esercizi e tra le partite IVA e il fisco, ma lo consente di farlo con un credito d'imposta da utilizzare in compensazione pari al 100%. Cioè, quando chiediamo a un settore produttivo di adeguarsi per migliorare anche il rapporto tra le imprese e lo Stato per quanto riguarda gli accertamenti fiscali, consentiamolo di farlo senza che sia per loro un carico eccessivo. Ok. Grazie Ministro Urso, noi abbiamo finito, se ci sono delle domande. Sì, cominciamo con le domande. Buongiorno, il quotidiano Il Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri, prego. Grazie. Sì, buongiorno. Davvero leggermente l'argomento. Ieri Moody's ha previsto una contrazione del PIL italiano per il prossimo anno dell'1,4%. Le chiedo se questo vi preoccupa in vista della manovra, della legge di bilancio che dovrete anche trasmettere a Bruxelles, e appunto del rapporto da questo punto di vista con la Commissione. Inoltre una domanda invece sul decreto, non ho capito bene sulla cessione dei crediti d'imposta per quanto riguarda il decreto approvato ieri. Grazie. Ministro Giorgetti. Allora, noi crediamo alle nostre previsioni macroeconomiche, abbiamo fatto una stima prudente, alcuni dicono di più, alcuni dicono di meno, ma siamo assolutamente convinti, e magari tra qualche minuto concorderà anche lei, che la Commissione condivide con le nostre previsioni. Per quanto riguarda il credito d'imposta, credo che anche tutta la stampa specializzata, il Sole 24 Ore, credo che lo potrà sicuramente fare. Si tratta di cominciare a fare una grande opera di verità a beneficio dei contribuenti e anche delle imprese. Noi ci troviamo oggi a gestire una situazione molto critica sotto questo aspetto. Il nostro obiettivo è creare degli spazi affinché i crediti di imposta esistenti in qualche modo possano essere ancora scontati. Ricordo che il credito di imposta, che è ovviamente un beneficio per il contribuente, significa minori tasse che noi dobbiamo in qualche modo scontare nel bilancio dello Stato. Nel momento in cui questa misura è stata adottata, era un momento di emergenza, un decreto di legge di emergenza, e probabilmente non è stato valutato esattamente l'impatto in termini sui conti dello Stato. Oggi noi siamo al governo, responsabilmente ci facciamo carico anche magari di qualche difetto di calcolo e di previsione, e lo facciamo naturalmente tenendo conto di quelle che sono le regole e anche il buonsenso. Ho però detto prima, e lo voglio ribadire, che è passato nell'immaginario collettivo l'idea che il credito d'imposta sia una sostanzialmente moneta. Questo non è. E quindi per chiunque in qualche modo si avvia a fare un investimento, lo dico per i condomini e per le future famiglie, dovranno valutare esattamente se l'impresa costruttrice, ovvero la banca o un altro istituto di credito, siano disponibili a riconoscere il credito d'imposta, perché se non c'è devono calcolare il proprio progetto di investimento in un altro modo. Su quelle precedenti esattamente quello su cui ci stiamo concentrando oggi, cercando di creare ulteriore spazio per quanto riguarda le aziende di credito che hanno manifestato pubblicamente il disagio rispetto a una situazione insostenibile, ribadisco, per scelte non adottate da questo governo, che noi cercheremo in qualche modo di correggere. Però con l'avvertenza che ho detto prima, cioè il sistema non può continuare così, non è sostenibile e noi siamo, diciamo così, totalmente impegnati a garantire la sostenibilità della finanza pubblica, che riguarda non semplicemente l'1,5% degli italiani che hanno potuto beneficiare di questa misura, molto spesso di redditi medio-alti. Noi siamo impegnati a tutelare soprattutto le famiglie in difficoltà, che sono la larga maggioranza del popolo italiano e che meritano forse più attenzione. Ileana Sciarra, DN Cronos. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Io volevo chiederle un commento, come giudica la reazione che la Francia ha avuto sul caso migranti, se il governo tema delle ritorsioni, quelle che la Francia di fatto ha minacciato, se pensate che ci saranno delle conseguenze anche sul PNRR, se negli ultimi giorni o in queste ore ho avuto modo di sentire il Presidente Macron. La ringrazio. Grazie a lei. Guardi, secondo me intanto quando si parla di ritorsioni nell'ambito della dinamica europea qualcosa tendenzialmente non funziona. Io posso dirle questo. Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese che dal mio punto di vista è incomprensibile e ingiustificata. Credo che buona parte dell'opinione pubblica sia stata un po' colpita, no? Nel senso, io credo che valga la pena rimettere insieme un paio di numeri di tutta questa vicenda. La nave della ONG Ocean Viking, che oggi dovrebbe diciamo attraccare in un porto francese, è la prima nave di una ONG che abbia mai attraccato in Francia. Porta con sé a bordo 234 migranti. Questo ha generato una reazione molto dura nei confronti di una nazione, l'Italia, che dall'inizio di quest'anno ha fatto entrare sul suo territorio nazionale quasi 90.000 migranti. 90.000. Tutte le navi che sono partite, le navi delle ONG che vanno in giro nel Mediterraneo, tutte vengono portate in Italia. Si dice che questo bloccherà un sistema di ricollocamenti che era stato deciso in Europa e che quindi noi che non saremmo solidali non possiamo avere solidarietà. Anche su questo, scusi, mi consenta, 90.000 persone, poco meno, entrate dall'inizio di quest'anno. Nell'accordo sui ricollocamenti al quale aderiscono 13 paesi europei si prevede che dovrebbero essere ricollocate circa 8.000 persone, meno del 10%. Bene. Sa quante ne sono state ricollocate finora? 117. 38 in Francia. Allora lei capisce che qualcosa in questo meccanismo, diciamo così, non funziona. E credo che quello che è accaduto ieri un po' lo tradisca. Cioè, che cos'è che fa arrabbiare? Fa arrabbiare il fatto che l'Italia deve essere l'unico porto possibile di sbarco per i migranti del Mediterraneo? Perché questo non c'è scritto in nessun accordo. E io su questo voglio interrogare, diciamo così, i miei partner. Cioè si ritiene che l'Italia debba essere, per scelta di tutti gli altri, l'unico porto possibile di sbarco per i migranti che arrivano dall'Africa? Io credo che questo non sia, diciamo, giusto. E quando si dice che l'Italia non ha voluto comportarsi come uno Stato europeo responsabile, guardi, nello stesso giorno in cui si discuteva della Ocean Viking, l'Italia ha fatto sbarcare 600 persone, è andata a raccogliere, che arrivano con le piccole barche, no? Perché poi noi abbiamo tutto il problema dei piccoli sbarchi, 600 persone sono arrivate in Italia nello stesso giorno, e qui di fronte a 234 persone si saltano le relazioni diplomatiche. Cioè, a me pare francamente una reazione molto forte, che rischia di tradire qualcos'altro, e cioè il fatto che per la prima volta c'è un altro porto possibile. Allora, le spiego come la penso io. Io credo che questo dimostri che la situazione come è stata gestita finora non si possa più gestire. Ci sono tre cose che possiamo fare. Possiamo decidere che noi siamo l'unico porto, l'unica, diciamo, porta d'Europa per l'immigrazione, accettando che vengano ricollocate 100 persone sulle 90.000 che facciamo entrare, o se va bene 8.000 sulle 90.000 che facciamo entrare. Ma io francamente non sono d'accordo, non credo di aver avuto questo mandato dagli italiani. Chiederò al Parlamento cosa ne pensa. Ipotesi numero uno. Ipotesi numero due. Non credo neanche che sia intelligente litigare noi, la Francia, la Spagna, la Grecia, Malta, per capire, no, ogni volta, perché io non lo voglio fare. Io vorrei cercare una soluzione comune. Mi sembra quella la cosa intelligente da fare. È l'unica soluzione comune possibile e seria che io ho proposto in questi giorni, anche quando ho parlato con Emmanuel Macron, ma che ho proposto quando ho parlato con Olaf Scholz, che ho proposto quando ho parlato con Ursula von der Leyen, cioè che discuto con tutti, è la difesa dei confini esterni dell'Unione Europea. Cioè una missione europea per cercare di capire come, voi sapete come la penso io, no? Come si possano bloccare le partenze, ragionare con i paesi del Nord Africa, aprire in Africa gli hotspot, distribuire solo i rifugiati equamente nei 27 paesi dell'Unione Europea, cooperazione allo sviluppo. Miliardi e miliardi di euro l'Europa ha utilizzato per trattare con la Turchia per cercare di gestire la rotta dei migranti che arrivava da est. Era una soluzione europea, comune. Noi italiani abbiamo partecipato con centinaia di milioni di euro a questo obiettivo, perché c'era la volontà di costruire una soluzione europea. Ecco, io chiedo anche qui che si costruisca una soluzione europea, oppure in alcuni casi si fa, in alcuni casi non si fa. Guardi, mi ha colpito anche che ieri la Francia dicesse: noi prendiamo i migranti della Ocean Viking e siamo già d'accordo con la Germania per la redistribuzione un terzo. Beh, insomma, un terzo dei migranti che sono sbarcati in Italia con questa velocità non ha presi nessuno. Io credo che la questione non sia un tema semplicemente di gestione dei migranti, no, credo che la questione sia stabilire che tutti hanno gli stessi diritti all'interno dell'Unione Europea. E su questo penso che qualsiasi persona dotata di senno, indipendentemente da quello che pensa sulla vicenda dei migranti, indipendentemente da quello che pensa di me e del governo italiano, si renda conto che c'è un tema nazionale, che è una cosa un po' più complessa e un po' più ampia. Andrea Bonini, Sky TG24. Buongiorno Presidente, resto per un attimo su questo tema. La reazione della Francia è arrivata in termini anche un po' inaspettati, perché nella giornata di lunedì dall'Egitto, dopo quello che sarebbe stato un incontro tra lei e Macron, dal governo italiano era arrivata una nota di soddisfazione rispetto alla disponibilità della Francia a collaborare. Allora è poco chiaro cosa è successo tra quel momento a questo scontro. La Francia si è appellata direttamente agli altri paesi ad isolare l'Italia, quindi le chiedo cosa dice a quegli altri paesi a cui si è appellata la Francia rispetto a questa richiesta di isolamento e se è intenzione del governo, oltre che mi pare andare avanti su questa strada, integrare la propria politica anche con nuovi provvedimenti. Penso per esempio all'eventuale ipotesi di confisca delle navi che non rispettano le regole italiane. Grazie mille. Guardi, grazie a lei. Dunque, nuovi provvedimenti ci saranno sicuramente. Per quello che riguarda la richiesta di isolamento dell'Italia, anche questa tradisce una dinamica europea per me curiosa, francamente, no? L'Europa della solidarietà, l'Europa della condivisione. Poi c'è diciamo così, un problema tra due nazioni e ce n'è una che dice a tutte le altre isolate. Voglio sperare che chiaramente questo non accada, non sarebbe intelligente per la condizione nella quale l'Europa si trova, e credo che la questione della quale si discute sia, diciamo, una questione rispetto alla quale, diciamo, l'assetto europeo, no? Il ruolo europeo, insomma, debba avere un suo standing. Ecco, noi siamo in mezzo a una guerra, abbiamo, diciamo, grandissime sfide da affrontare, quella migratoria è sicuramente una grande sfida, ma insomma, francamente, ecco, non credo che, diciamo, che l'Europa deciderà di fare cose particolarmente drammatiche nei confronti dell'Italia, perché su 90.000 persone 200 sono sbarcate da un'altra parte, e se dovesse accadere penso che, insomma, una spiegazione andrà data non tanto a me quanto agli italiani. Credo che invece sia importante ragionare di prendere l'iniziativa in Europa su questo tema, ripeto, a livello di Consiglio europeo, a livello di rapporti, per capire qual è una soluzione possibile, quale sia una soluzione possibile, perché sì, possiamo anche decidere di isolare l'Italia e quant'altro, e poi che accade? Non è che avremo risolto il problema, no? Per cui mi sembra una posizione un po' poco risolutiva, ecco. Io continuo a dare la mia disponibilità, che ho dato a tutti, per incontrarci, per una riunione, per parlarne e per cercare di mettere sul tavolo le posizioni e le soluzioni che si hanno, perché io non ho capito quale sia la soluzione degli altri, salvo dire occupatevene voi. Noi non siamo più in grado di occuparcene, mi pare sotto gli occhi di tutti. Abbiamo anche avuto un mandato per gestire questa in modo diverso, e quindi bisognerà trovare una sintesi, no? Ripeto, ho trovato i toni francamente, insomma, molto, molto forti per la questione in sé. Dopodiché, che cosa è accaduto? Che cosa è accaduto? Lì ci sono state a un certo punto delle incomprensioni, nel senso che la Francia aveva dichiarato, voi avete scritto, che il Ministero degli Interni francese dichiarava che avrebbe accolto la Ocean Viking, addirittura dichiarava che non avrebbero fatto una selezione come invece accadeva in Italia, per cui questa notizia non è stata smentita per circa 8 ore, e quindi io dopo 8 ore ho detto grazie, un gesto di solidarietà, che loro hanno interpretato, credo, come, perché non so se la notizia fosse l'abbiate inventata voi o se ha cambiato il punto, non lo so, ma io semplicemente facevo un gesto distensivo, come a dire, è un segnale importante, insomma, che invece potrebbe essere stato interpretato, o forse intanto si è cambiata la posizione del governo francese, non lo so, ma insomma queste sono tutte cose che poi sono state chiarite, il punto rimane la soluzione del problema, no? Per me il punto è un punto concreto, nelle relazioni accade che, voglio dire, non ci si comprenda, poi ci si parla, insomma, no, non è questo il problema. Credo che oggi il problema sia capire, ripeto, e torno alla questione, come l'Europa intende affrontare questa materia. L'Europa potrebbe anche decidere di affrontare questa materia isolando l'Italia, ma io credo che sarebbe meglio isolare gli scafisti. Bene, grazie, dobbiamo andare via, purtroppo il Presidente ha un appuntamento alle 11 a Palazzo Chigi. Grazie a tutti. Purtroppo abbiamo...